dice la sua sulle frizioni che da qualche tempo animano la maggioranza del sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, l'esponente di Fratelli d'Italia Mario Santocchio. A suo avviso anche quella parte del centrodestra che sostiene il sindaco si sta ravvedendo sull'operato del primo cittadino. Santocchio inoltre punta i riflettori su Agroinvest e mette in luce quelle che a suo avviso sono le responsabilità di Aliberti. Diciamo la verità, Agroinvest è una Ferrari che si tiene ferma nel garage perché ci manca la benzina. Non è possibile che una società del tipo Agroinvest e della sua missione, che è quello di fare anzitutto uno sviluppo ordinato del territorio, dedicato soprattutto poi alla piccola e media impresa attraverso i PIP e perché no, potrebbe fare anche edilizia convenzionata per dare un'ulteriore risposta al fabbisogno della casa, si tenga ferma per ripicco personale. E anche qui la responsabilità notevole è di Aliberti, che si è apprestato a fare una scalata sociale in questa società con l'unico scopo di annientarla. È come quando una squadra di calcio prende un grande giocatore non per farlo giocare, ma per sottrarlo al suo concorrente e metterlo in panchina. Di queste cose noi non possiamo, no, cioè noi è un lusso che non ci possiamo permettere.